Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti ha consegnato stamane una pergamena al Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, in riconoscimento della sua azione di riqualificazione urbana e di sensibilità verso la città. Dal ritrovato Parco della Memoria al Polo Giovani, al ripristino delle strutture sportive di Via Morelli e Silvati, ai giardini di Piazza Libertà e al centro parrocchiale di Contrada Quattrograna, l'impegno del Vescovo a restituire un'anima alla periferia, trasformando gli spazi abbandonati in luoghi di vivibilità. L'incontro con gli architetti guidati dal Presidente Erminio Petec si è svolto a Palazzo Vescovile in un clima particolarmente cordiale di collaborazione. Monsignor Aiello ha condiviso il riconoscimento con tutta la diocesi, augurandosi un rapporto di collaborazione tra architettura, fede e convivenza civile per recuperare realtà apparentemente secondarie ma che hanno un valore infinito per la qualità della vita. In città a volte si rischia di perdersi in tanti rivoli. Ora, in questa fase di ripartenza, è giunto il momento di ricompattarsi, ha ribadito Monsignor Aiello. Il nostro Vescovo merita questo riconoscimento, noi, un po' come noi, si è dimostrato di grande sensibilità verso la cultura e il sapere e la conservazione dei nostri monumenti, quelli che poi fanno la comunità, tengono su il senso civico di una comunità. Quindi, il suo segnale è un segnale positivo. Noi abbiamo voluto essere qui stamattina in forma di riconoscimento nei suoi confronti, soprattutto a luci spente, perché c'è stata l'inaugurazione del Palatucci, abbiamo voluto far spegnere le luci della ribalta e consegnare questo riconoscimento al nostro Vescovo, perché effettivamente merita questa riconoscenza da parte non solo degli architetti, ma di tutta la comunità avellinese.